quanto è importante allenare il corpo, tantissimo, quanto è importante allenare la mente, ma forse sì. Allora, il forse è un aspetto che invece deve diventare nel futuro qualcosa di molto molto interessante. Questa è la review di oggi, allenare la mente nell'endurance, è una review molto molto interessante che è stata pubblicata su questa rivista che Sports Medicine, molte volte insomma io ve la faccio vedere, perché è una rivista molto accreditata nel settore dell'area delle sports science and medicine. Allora, mentre se ti sei appena collegato o collegata, tranquillamente puoi fare le domande su le pagine del network, quindi Scienze dello Sport, Scienze in Palestra, Performance Lab, Aerogene Fitness School, Nuoto 24, anzi se hai fai parte di una pagina con oltre 10.000 followers, contattaci per entrare in questo team di dirette tutte le mattine. Bene, detto questo, pensiamo a noi, intanto metti qualche interazione che dobbiamo andare avanti, questa è veramente molto molto interessante, se riesci condividila. Allora, è stata selezionata da una persona che fa parte della Sport Science Academy come influencer, una persona molto nota, e vi consiglio anche di andare a vedere la sua pagina, sto parlando di Mauro. Ciao Gianmario, ciao a tutti. In questa review il nostro Samuele Marcora, insieme ad alcuni colleghi, ha individuato degli aspetti fondamentali per quanto riguarda le performance e l'elemento fatica negli sport di endurance. La parte interessante è che tre elementi psicologici e tre aspetti da sviluppare, che sono la definizione degli obiettivi, il linguaggio interno e la visualizzazione, concorrono al miglioramento delle performance, ma non è stato possibile individuare in che modo, se qualcuno di loro ha un peso superiore, se magari sarebbe sufficiente lavorare solo su un solo elemento, oppure se siano indispensabili tutti e tre. A questo punto io direi lavoriamo su tutti e tre, così ci togliamo ogni dubbio. Un altro aspetto importante evidenziato in questa ricerca è che la fatica mentale sia ovviamente in grado di influenzare la performance vera e propria, ma che sia possibile migliorare questa condizione attraverso degli incoraggiamenti verbali oppure attraverso delle sfide testa a testa contro un avversario. Questa review quindi apre uno scenario interessantissimo per il futuro, in cui si andranno ad esaminare nel singolo dettaglio i singoli elementi che possono concorrere al miglioramento delle performance negli sport di endurance. E queste cose sono veramente importanti, intanto grazie a Mauro Locchetta, che poi lui è psicologo dello sport e influencer nella nostra Sport Science Academy. Allora, come avete visto, la definizione degli obiettivi, il linguaggio interno, la visualizzazione aumentano le performance negli sport di endurance. Allora, questo è da capire come fare, perché poi molte volte dice sì, vabbè, però... Allora, in questa review che vi consiglio di andare a vedere, ci sono anche dei dettagli, cioè di che cosa nel mondo è stato fatto. Intanto ci sono dei suggerimenti, quindi la affaticamento mentale è una determinante. Molte volte allenare un atleta ad affaticarsi mentalmente prima della gara, dell'allenamento, della competizione e quant'altro può essere utile, perché si allena qualcosa che poi in gara dovrà riproporre in un modo importante. Ma questo non solo, perché molte volte noi abbiamo delle caratteristiche che in queste review, come è stato detto anche da Mauro, tra gli autori abbiamo Samuele Marcora, che poi abbiamo già a breve intervistato nelle nostre dirette sulla nostra pagina. Bene, allora cosa possiamo fare? L'allenatore deve gestire l'aspetto mentale con la stessa dignità, con la stessa importanza, come fa l'allenamento ordinario, perché in questi momenti ci sono delle caratteristiche che non sono solamente fisiologiche, ma sono psicologiche, altrimenti nelle gare di lunga percorrenza non si arriva alla fine con probabilità di vittoria. Questo è molto importante e purtroppo molto sottovalutato. Quindi anche qui un occhio, come dico sempre, in tutti i campi che riguardano le sport science, che non è solo la fisiologia e non è solo l'allenamento, è tutta l'area della medicina, della psicologia, della nutrizione e quant'altro. Quindi l'esperto per il futuro deve essere evidence-based, cioè basarsi su evidenze scientifiche e avere una competenza sempre più vasta. Questo è quello che facciamo nella nostra Sport Science Academy, dove abbiamo veramente tanti operatori di ogni area che sono tutti orientati alle evidenze scientifiche, facendo un grande salto di qualità. Se la cosa ti interessa, dai uno sguardo al link, nel mentre ci sentiamo alla prossima review di domani. Ciao! Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.